salve a tutti, benvenuti sul mio canale, se non l'avete già fatto, mettete un like, registratevi, invitate anche gli altri. Io sono sempre Mr. Camarium e questo lo sapete. Oggi parleremo un po' di elettronica, in particolare dedicato alla stampante 3D. Questa qui ne è altro che un supporto per raffreddare la scheda madre. In collaborazione con un ragazzo su Grix ho realizzato un sistema automatico che mi permette di raffreddare in modo ottimale la scheda, che non consuma neanche molta corrente. In effetti, che cosa fa questa semplice scheda? Mediante un sensore NTC aumenta o diminuisce la velocità della ventola. In questo modo non ho neanche tanto fastidio riguardo al rumore e neanche tanti consumi, perché aumenterà e diminuirà comunque la velocità in base alla necessità. La regolazione della temperatura di soglia si regola tramite questo trimmer, che in questo caso è impostato su valore medio e quindi raggiungerà la sua velocità massima credo verso i 30 gradi. Una nota tecnica: io ho utilizzato un transistor tradizionale che supporta fino a 100 mA di corrente, quindi se avete bisogno di aumentare la ventola, dovete sostituire questo transistor, perché questa ventola qui gira più o meno sui 30 mA, quindi il transistor ce la fa. Se usate una ventola, vuol dire, più grande, questo qui sicuramente si surriscalda, quindi dovete andare a sostituirlo con un BD135. Niente, l'alimentazione per la ventola è sul lato superiore, come l'ho impostato io. Sul lato inferiore andrò a utilizzare i 12 volt classici. La scheda, il disegno lo posterò in descrizione. Ovviamente vi posterò anche il file per la stampa e nient'altro. Adesso andremo a montarlo, ma prima di montarlo vediamo come funziona. Guardate, così. Come vedete funziona. Adesso andiamo a montarlo direttamente sulla scheda. Allora, finalmente ho finito di montare la scheda di controllo della ventola, che serve per controllare i giri in base alla temperatura che serve per raffreddare la scheda madre. In questo modo si risparmia corrente su questo discorso qui, perché è inutile portarla a pieni giri se poi la scheda non ha necessità di essere raffreddata in modo consistente. In più vi porto un'altra modifica che ho fatto alla stampante, è quella che ho installato praticamente una specie di copertina sotto il piatto. In descrizione vi metterò il link. Questa copertina evita di disperdere verso il basso la temperatura del piatto, del bed. In questo modo la temperatura è circoscritta soltanto al piatto stesso. In questo modo la scheda non deve utilizzare ulteriori correnti per tenere continuamente il piatto in temperatura. La stessa modifica l'ho fatta praticamente anche all'estrusore. Ho montato un gazzino che è in silicone, che riesce a tenere una temperatura fino a 300 gradi. Quindi anche qui vale lo stesso concetto: l'estrusore mantiene la stessa temperatura, si mantiene in temperatura e non necessita continuamente di ulteriori correnti per tenersi in temperatura. Quindi in questo caso, tra il sistema di controllo dei giri della scheda madre per la temperatura, il piatto e l'estrusore, ho risparmiato ulteriormente corrente e non solo. In questo modo riduciamo anche l'usura e ulteriori soldini per comprare i pezzi di ricambio. A questo punto vi lascio, spero che questo nuovo progetto possa essere utile anche nei vostri modelli di stampanti, e vi lascio al prossimo video. Arrivederci.